Mister del Croton Calcio a 5 De Santis Nino, parliamo un po' di questa partita. Merito alla Meritese che ci ha creduto fino alla fine, era sotto per 3-1, ha avuto la forza di reagire e di ribaltare la partita. E penso che oggi insomma poteva vincere sia il Crotone che la Meritese. Ha vinto la Meritese, merito agli avversari. E sicuramente faccio i complimenti a Mister Franco perché sicuramente non meritano questa posizione in classifica. E noi sapevamo oggi che la partita era abbastanza difficile, una formazione in forma, noi venivamo anche da 4 risultati utili. Pazienza, vuol dire che ci rifaremo alla prossima. Mister, oggi la vostra squadra invece era con tutti gli effettivi oppure aveva qualche... No. Oggi purtroppo avevo 4 assenze pesanti, si è visto, ho fatto ruotare sempre i soliti 5 per quasi tutta la partita. Purtroppo per motivi di lavoro e infortuni vari abbiamo dovuto rinunciare a 4 elementi veramente validi. Però nulla togliere a quelli che hanno disputato la partita, io devo fare ogni partita i conti con gli assenti anche, quindi la rosa nostra è quella che abbiamo visto anche oggi, fanno parte anche loro del Croton, ha vinto la Meritese, merito alla Meritese. Sì, un inizio comunque del secondo tempo in cui dopo essere andate quindi in svantaggio nel primo tempo avete fatto i primi 2 minuti in cui avete segnato 3 gol e in quel momento avete un po' disorientato la Meritese. Ecco, avevate parlato negli spogliatoi o qual è stata la motivazione che ha dato, ecco, ai suoi per un inizio del secondo tempo in quel modo? Dopo aver subito la prima rete ci siamo resi conto che non potevamo giocare con poca grinta. Ci abbiamo creduto già dal primo tempo e siamo entrati subito in campo. Ho chiesto ai ragazzi di giocare subito alti, siamo riusciti a fare nei primi minuti subito 3 gol, quindi là la partita sembrava in discesa. Ripeto, è stata una partita molto equilibrata. Merito a loro perché ci hanno creduto fino alla fine, forse un po' più di noi. No, noi parliamo sempre con tutte le squadre che ospita Melito Porto Salvo della squadra che è ospitata, quindi un po' di qualcosa sulla vostra squadra, sul Croton, un po' di cronostoria, ecco. Siete mai stati nelle categorie superiori? Noi quando nascete? Siamo una società molto giovane, siamo nati, questo è il quinto anno, abbiamo disputato nei primi 2 campionati, abbiamo vinto per 2 anni consecutivi i playoff e quindi siamo catapultati immediatamente in C1. Per 2 anni siamo riusciti a salvarci con i playout. L'anno scorso è stata veramente un'impresa perché avevamo una rosa molto ristretta. Quest'anno abbiamo un organico più competitivo, la classifica insomma ci dà un po' ragione per la campagna acquisti. Rimane comunque il nostro obiettivo, rimane una salvezza tranquilla. Cercheremo di non passare dalla lotteria dei playout e salvarci direttamente. Se poi arriverà qualcosa di più, ben venga. Grazie mister Franco. Allora, dopo questa vittoria sofferta sicuramente, però è stata veramente una partita, come si suol dire, maschia. Ci spieghi però l'inizio e quel blackout all'inizio del secondo tempo. 3 gol presi in 2 minuti. Cosa è successo? Niente, praticamente abbiamo... evidentemente, voglio dire, eravamo soddisfatti del primo tempo che abbiamo fatto. E quindi questa è una squadra giovane e ci stanno. Abbiamo commesso 3 errori e loro sono stati spietati, ci hanno fatto 3 gol. Questa, il Crotone, è una signora squadra, una squadra che onestamente non molla mai, ha lottato fino alla fine. Forse noi siamo stati più avvantaggiati perché avevamo qualche cambio in più. Però loro hanno dimostrato di essere una grande squadra. Tutto quello che si dice di questa squadra l'ha dimostrato oggi. È stata una partita maschia perché giusta, bella. Io dico c'è stata la giusta intensità, voglio dire, mi spiace qualche piccolo episodio che è successo, però tutto sommato sono soddisfatto di come è andato l'andamento della partita, del gioco. Noi abbiamo sviluppato parecchia azione, loro sul 3-1 potevano andare anche sul 4-1, si sono batti e ribatti, voglio dire, e quindi bella partita dove il pubblico si è divertito.
Per quanto riguarda, ci spiego un po' la situazione di Scordino, che ad un certo punto è andato in porta, ecco, è una tipica azione del calcio a 5, sì. Ce ne parli un po'. Abbiamo giocato con il portiere di movimento e quindi a un certo punto perdevamo 3-1, mancavano 8 minuti alla fine, ho rischiato, ho cercato lì poi prendere il 4-1, il 5-1, rischi con il portiere, ci è andata bene, abbiamo fatto il 3-2, poi il 3-3. Poi la squadra, una volta andata in vantaggio, ha avuto tranquillità, anche se il Crotone ha avuto ancora una grossa reazione, abbiamo subito il gol del pareggio, però lì ci poteva stare, lì ci vuole un po' di fortuna. Noi abbiamo avuto un briciolo di fortuna, forse che quella che ci è mancata in queste 5 partite che abbiamo perso consecutivamente. Quindi avevo detto l'altra volta che siamo in debito con la fortuna, penso che ci sta restituendo un po' quello che abbiamo perso prima. Mister, ora un'ultima domanda, è quella che chissà quando mi risponderà in un certo modo, io gliela faccio ogni volta. L'obiettivo della Melitese è sempre quello di salvarsi? Sì, ancora siamo nei play-out, no? E quindi se no, forse con la vittoria di oggi li abbiamo... No, non lo so. Siamo nei play-out e quindi penso che se non prima si esce da questa situazione non possiamo aspirare ad altri obiettivi. Ho detto prima, questa è una squadra giovane, anche oggi, voglio dire, hai visto, in 2 minuti abbiamo preso 3 gol, voglio dire, pecca di inesperienza, e quindi anche se ha avuto una grossa reazione, deve crescere, quindi quest'anno è un anno che la squadra deve crescere, io mi auguro di poter raggiungere la salvezza il più presto possibile. Grazie mister. Grazie.